Buongiorno raga, bentornati al canale. Oggi voglio parlare di come mangio in modo intuitivo. Ho scritto su Instagram qualche giorno fa che erano almeno 2-3 settimane che non sto tracciando nessun tipo di caloria o macronutriente. Oggi vi parlo quindi di come faccio a mangiare in modo intuitivo, che è, diciamo, il mio approccio alla dieta che tendo a fare quando non voglio essere stressato. Quindi, ad esempio, d'estate so già che mi muovo un pochino di più, quindi voglio anche essere rilassato e permettermi di stare fuori, di godermi un po' più il cibo e la vita in generale, in spiaggia, uscire al ristorante, queste cose qua. Una premessa che io comunque traccio tutto da svariati anni. So abbastanza esattamente tutti i valori energetici dei vari cibi che mangio. Ad esempio, so che una banana ha più o meno 105-110 calorie, un 25-30 grammi di carboidrati. Quindi la premessa è che io, facendo da un bel po' di tempo, ho già esperienza ed è stato un investimento saper tracciare tutto. Quindi di conseguenza posso anche mangiare in maniera più intuitiva. E oggi quindi vi voglio dare alcuni consigli per come farlo anche voi, se volete fare anche voi quest'estate, se volete essere meno stringenti. Quello che faccio è traccio le calorie e traccio le proteine in testa, quindi voglio essere sicuro di colpire un 2 grammi per chilo corporeo di proteine. Quindi io peso adesso in questo momento tra i 74 e i 75, quindi più o meno 150 grammi di proteine al giorno, includendo tutte fonti primarie e fonti secondarie. E traccio le calorie, voglio comunque non andare troppo oltre in calorie, sto più o meno a mantenimento, quindi vado dalle 2500 alle 2750 calorie ogni singolo giorno. Io ho visto che facendo così riesco comunque a mantenere il mio peso, i miei livelli di stress sono molto molto minori e posso permettermi una flessibilità molto più ampia nella dieta senza perdere risultati. Quindi ad esempio stasera già so che andrò al ristorante a mangiare con mio padre e Coele e andremo a prenderci un bel hamburgerozzo. Quindi ovviamente quando esco e vado a prendermi un hamburger non voglio prendermi l'insalata, non voglio chiedere a senza pane, voglio pigliarmi tutto l'hamburger, voglio prendermi le patatine e perché no un dessert. Quindi già sapendo questa cosa faccio? Nel resto della giornata devo mangiare di meno. Quindi inizio la giornata con il digiuno intermittente, salvo le calorie della colazione, così che ho più calorie per la cena. Quindi bevo solamente un caffè con un goccio di latte, ovviamente un sacco di acqua, e per la prima parte della giornata tenderò a fare così: bere tanta acqua, bere liquidi, provare a risparmiare il più possibile le calorie. Primo pasto della giornata, vado in palestra tra più o meno una ventina, 30 minuti, quindi voglio consumarmi delle proteine, lo sapete, ve lo ripeto sempre, 20 grammi di proteine prima di andare all'allenamento, 20 grammi di proteine post workout se volete ottimizzare proprio tutto. Mi faccio questo nuovo prodotto di MyProtein, si chiama Clear Whey, non l'ho ancora mostrato su YouTube, però su Instagram lo sto già spammando dappertutto, è veramente. Io avevo smesso di bere protein shakes perché? Perché mi nauseavano un pochino, non mi piaceva troppo. Alla fine usavo solo un gusto che era natural chocolate, ma adesso hanno appena fatto uscire questo prodotto che è il Clear Whey, il gusto tè alla pesca ed è una bomba. Ve lo consiglio. Aspetta, vi faccio vedere anche dentro com'è. È una delle loro polverine migliori di qualità. Vedete quanto è fina proprio? Non so se riuscite bene a vedere. Ma è veramente fina, sembra tipo farina o altra roba. Come vi ho detto, oggi primo pasto stiamo leggeri tutta la mattina, quindi pre-workout che consiste in una pesca. Queste saranno intorno alle 45 calorie più o meno. E qua mi sono fatto un misurino di queste proteine Clear Whey al sapore di tè alla pesca. Letteralmente sembra tè alla pesca, quindi è veramente perfetto perché ti prendi 20 grammi di proteine con una cosa che sembra tè alla pesca. Quindi due piccioni con una fava. Dai! Raga, siamo appena rientrati a casa, mi sto sparando il mio post workout, come vi ho detto, voglio comunque risparmiare il più possibile, quindi sarà un pranzetto proprio minimo che però mi riempie. Ci abbiamo della fesa di tacchino per la fonte proteica principale, qui sono 100 grammi, quindi saranno un 20-25 grammi di proteine e me lo mangio insieme a uno di questi pomodori buonissimi qua a Barcellona. Se dovete riempirvi e avete fame, fatevi un piattone di pomodori e cetrioli, veramente vi riempie tantissimo per pochissime calorie. Poi passiamo. Ginger, questo è gingembro. Come si dice ginger, amore? Zenzero, ecco qua. Per 100 grammi sono 5 calorie. Questo è praticamente quello che vi danno col sushi. Prendetelo che vi tappa lo stomaco, veramente. Ottimo. Poi mi sparo, questi sono 140 grammi
grammi di questi piccoli, diciamo, grissini integrali, però non me li mangio tutti. Vado un po' a manciata, provo a fare una stima, magari boh, 50, 70, magari metà a pacchetto me lo mangio e poi mi faccio questo è tè nero al limone senza calorie. Io di solito d'estate ne bevo una al giorno, basta che non esagerate troppo, ragazzi. Ad esempio, Coca-Cola lì non è per me, è per ele. Quindi, come vedete, sono abbastanza basso per creare un buffer per stasera. Ci vediamo nel prossimo pasto. Ragazzi, per chiudere il pranzo e per chiudere lo stomaco, ho iniziato a farmi questo caffè, un espresso decaffeinato dopo pranzo, che veramente un po' il gusto amarino mi fa praticamente chiudere lo stomaco. Quindi è un ottimo tip se non lo fate, fatevi la crema al caffè light oppure fatevi semplicemente questo, potete buttarci dentro un po' di ghiaccio se lo volete. Vi faccio un espresso. 100% onesto con voi, mi è salita, raga, una fame, non potete capire. Probabilmente perché dopo l'allenamento, che appunto ero in fase di overreaching, quindi mi sono allenato abbastanza forte, tanti sets, sono abituato comunque a mangiare abbastanza tanto dopo l'allenamento, invece questa volta non ho mangiato così tanto, quindi ho lavorato per 2-3 ore e poi mi è venuta una fame assurda e vi giuro, voglio mangiare qualcosa, ce n'ho bisogno. Ho provato a bere tanta acqua, sarò, non lo so, a 2-3 litri d'acqua adesso. Mi faccio uno snack piccolo, proteico, vi faccio vedere subito. Eccoci con il nostro food porn. Ragazzi, abbiamo un'albicocca qua. E poi qui, come vedete, la buonissima 6 layer bar di My Protein. Non so se riuscite a vedere, ma sono effettivamente 6 strati di barretta con praticamente una ricopertura di questi cookies and cream, che è veramente una bomba. Questa è la barretta 6 layer cookies and cream e c'ha 20 grammi di proteine e meno di 10 grammi di grasso, quindi è veramente perfetta. Bontà assurda, guardate lì che figata, mamma mia. Vediamo se ci siamo. Buonasera, stiamo andando verso il ristorante, abbiamo entrambi super fame, devo dire, però. Però abbiamo deciso di fare questa cosa questa giornata così che possiamo permetterci di mangiare un pochino di più. E con questo video voglio anche farvi vedere cosa vuol dire un lifestyle flessibile di dieta e di vita fitness. Che certo, vogliamo rispettare il più possibile una dieta, non vogliamo sempre sgarrare, però se riusciamo a farlo rientrare nei nostri schemi e minimizzare i danni, io è quello che provo a fare sempre. Quindi stasera c'ho spazio per un hamburger, patatine, dessert, tutto. Sì, amore? Sì, mangiate nachos. Comunque penso che quando ci sarà questo video su, abbiamo creato una piccola pagina su Instagram in cui facciamo vedere quello che mangiamo e come ci alleniamo. Se volete andare a seguirla, ve la metto proprio qua sotto. Intanto guardate gli outfits. Io mi sento bello. No, ti riprendo io. Io mi sento bello kitted out. C'ho le Superga bianche prese da dove lavorava Ele. Poi questi pantaloncini un pochino più azzurrini e questa maglietta presa da Zara. Invece Ele, fatti vedere un po'. Guardate, la figa. Ragazzi, siamo appena arrivati da Goiko Grill. È un posto dove praticamente fanno gli hamburger. Ho già visto le skinny fries e voi sapete che a me piacciono le sweet potato fries, sono veramente una bomba. Sono praticamente le patatine fritte, ma di sweet potato, quindi patate dolci buonissime. Comunque, vi faccio vedere un attimo il localino com'è. È bello marino. E è perfetto sia se venite per un gruppo oppure se venite da soli. Noi siamo qua con mio padre e Ele. Ci guardiamo che cosa c'è nel menù e vi faccio sapere quando so cosa prendo. Poi ragazzi, spiegatemi sta cosa, doppio, triplo o infinita carne? Se più infinita carne che succede? Allora, primo piatto para compartir, abbiamo dei wraps di lattuga che chiaramente non li volevo io, li voleva lei. Io avrei preso i wraps normali, comunque carne e un po' di guarnizioni. Ed ecco la nostra bomba, abbiamo il ketchup qua, sweet potato fries che sembrano buonissime, e di qua abbiamo l'hamburger con cipolla caramellizzata, formaggio, mega hamburgerozzo. Guardate che bomba. Io non so quanto si vede, comunque hamburger, formaggio di capra, caramella, cipolla caramellizzata. Sembra buono, eh? Poi te lo dico dopo non aver mangiato quasi nulla tutto il giorno, questo me lo godo veramente. La cosa bella con la carne, sì, ovviamente sono i grassi, però con la carne ci sono le proteine. Qui abbiamo preso le proteine prima, la frutta prima, quindi tutti i micronutrienti li abbiamo seccati, quindi ci godiamo la prima pasta. Raga, chiaramente ci andiamo di dessert, non potevo dire di no, quindi eccoci qua con un cookie dough, quindi questa dovrebbe essere una torta con, non so, cookie dough, torta al cioccolato e gelato alla vaniglia, sarà qualcosa così? Vi faccio sapere com'è.
Vai. Raga, proviamo questa cosa. Questo è letteralmente grasso inutile, però sembra buono. Ed è tipo di cookie dough, cioccolato che se è caldo abbiamo vinto, e vaniglia. Madonna. C'è la parola. È tipo un mix caldo, medio freddo, un mix consistenza molla, dura. E com'è? Buono? Buono. Decente. Buono, però non me lo mangio tutto, ragazzi. Tre cucchiai di massimo. Buongiorno ragazzi, è la mattina seguente, non sembra perché è tutto buio, ma ho acceso la buona luce per farvi vedere il fisico. Pesiamoci insieme. Dice 74 kg, dovete pensare che ho comunque in mano questa telecamera e questi pantaloncini che sono abbastanza spessi. Ieri prima del challenge ero 73,4 di mattina, se mi togliessi mi ero pesato appena prima con le mutande ed ero 73,4 kg. E questo sta a testimoniare, a farvi capire che se state attenti a tutto l'introito calorico giornaliero, quello che mangiate all'inizio, quello che mangiate alla fine, nell'arco della giornata è quello ciò che conta. E nonostante ho fatto un pasto tardi la sera, pieno di sale, un hamburgerozzo, le patatine, il dessert che avete visto, sono comunque rientrato nelle calorie della giornata. Mi sono praticamente preparato per questo, tra virgolette, sgarro, e come vedete non è successo niente. Il peso è aumentato di pochino, in realtà con le mutande è lo stesso esatto peso, e questo vuol dire che sono a mantenimento. Quindi questo era solo per farvi capire come funziona veramente il vostro corpo, e che potete anche includere una pizza la sera, potete includere del burger, anche se mangiate in modo intuitivo, basta che vi preparate. La preparazione è la cosa essenziale, no? Se non hai un piano di preparazione, allora ti prepari a fallire. Questa è una delle quotes maggiori di alcuni marescialli, o che so io. Se non hai un piano di preparazione, ti prepari a fallire. Quindi mi raccomando, anche quando mangiate intuitivo, potete farci rientrare dentro degli sgarri, delle feste, l'alcol, tutto quello che volete, però in testa tracciate un attimo, dovete avere un pochino un piano di attacco. Non andate semplicemente e mangiate normalmente in tutto l'arco della giornata e poi in più ci aggiungete la festa, il dolce, le cose così. Preparatevi, no? È una giornata, sapete che è tutta la giornata ciò che influisce sulla vostra composizione corporea, quindi preparatevi. Questa è la chiave che voglio che prendiate da questo video. Detto questo, io vi ringrazio a tutti per la visualizzazione. Mi raccomando, lasciateci un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciatemi nei commenti anche se avete delle domande o delle idee per i prossimi video, e provo a farli anche più tipo vlog informativo. E niente, vi ringrazio per la visualizzazione, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!